Fra Violeta, tu sei stato l'ideatore di questo progetto Barriere Zero, che è arrivato adesso nella sua fase operativa. Oggi infatti saranno consegnati i loghi alle prime attività che risultano essere davvero a Barriere Zero. Sì, oggi verranno appunto consegnati questi primi adesivi alle attività che hanno fatto realizzare la pedana. Naturalmente noi speriamo che questo sia solo l'inizio, che siano sempre di più le attività a partecipare, facendo realizzare una semplice pedana. Comunque l'obiettivo è quello di fare in modo che tutta la città diventi accessibile, quindi speriamo che la consegna del logo possa proprio incentivare questa cosa. Flavio, per tutte quelle attività che già sono accessibili a tutti o che comunque attiveranno delle soluzioni, diciamo, come potranno poi richiedere il logo, attivare questa possibilità? Sì, possono comunicarcelo alla mail del forum o comunque può essere comunicato personalmente a me. E naturalmente poi ci organizzeremo per la consegna del logo anche a queste altre attività che siano già accessibili o che comunque faranno realizzare interventi per l'accessibilità. Assessore, quindi questa prima consegna dei loghi per le attività che sono accessibili, per una potenza che sia davvero alla portata di tutti. Sì, io sono veramente molto felice, lasciatemelo dire, di essere qui con Flavio e con tutti quelli che hanno partecipato ad un progetto veramente molto bello e molto interessante. Un progetto che avvia un cambio culturale. Cambio culturale che deve proporci una città che sì ha delle difficoltà oggettive nel rendersi accessibile, ma che può fare tanto per essere una città per tutte e per tutti. Ecco, noi oggi siamo davanti ad un'attività che ha creato una pedana, ci rendiamo conto che veramente basta pochissimo, bastano pochi euro per rendere le attività commerciali o per rendere i luoghi nei quali tutti possono accedere dei luoghi inclusivi. Io devo fare veramente i complimenti al Forum dei Giovani perché è una delle prime attività che hanno proposto. Siamo arrivati alla fase operativa, quindi adesso cominceranno a girare la città, a verificare quelle che sono le carenze e a proporre anche delle soluzioni alle attività, ma quello che ci interessa è proprio avviare quel cambiamento culturale che ci deve essere in una città e soprattutto in una città come Potenza che ha delle difficoltà oggettive nel rendersi alla portata di tutti.